C'è chi in vena di neologismi ha voluto ribattezzare il 15 di luglio Ferraluglio. Ebbene, il Ferraluglio di Livigno ha fatto boom, anzi boom da bash. Il concerto di sabato della band, una tra le più apprezzate e acclamate della scena contemporanea italiana, con oltre 3 miliardi di stream totali, 30 dischi di platino e più di 650 milioni di views su YouTube, è stato un vero e proprio trionfo. Quasi 2000 persone hanno invaso la piazza del comune per quella che è stata la prima tappa del Livigno Mountain Vibes. Questo è il nome scelto dalla località per racchiudere una serie di iniziative e appuntamenti che coinvolgeranno il pubblico in esibizioni dal vivo ed eventi culturali da non perdere. Abbiamo portato il massimo della musica balneare a 1816 metri, che è la quota qui di Livigno, quindi dal caldo al fresco di Livigno alla montagna. Tutto molto bene, siamo pronti già per il prossimo evento, il 15 di agosto, con il concerto di Rona, il 23 settembre, con una mega sorpresa che vi sveleremo più avanti attraverso i nostri social. Tutti a cantare, ma soprattutto a ballare in piazza le hits della band, che vanta anche prestigiose partecipazioni nei migliori festival reggae d'Europa e d'Italia, oltre a numerose collaborazioni con importanti artisti italiani. Il tutto per dimostrare che da Tropicana a Mambo Salentino, passando per Heaven e per un milione karaoke che ha chiuso trionfalmente il live di Livigno, il sound giusto fa scatenare anche in quota. Il concerto gratuito dei Boom Da Bash di sabato rientrava tra le tappe del Summer Tour 2023 The Party Specialist della band, mentre per Livigno si avvicinano gli eventi della Milanesiana. Il 26 luglio il Palazzetto dello Sport ospiterà il live di Rafael Gualazzi, il 25 sarà la volta del concerto disegnato di Simone Cristicchi, mentre il 26 Tullio Solenghi porterà in zona extra doganale il Woody Allen di Dio è morto e neanch'io mi sento tanto bene.